to you. Bella a tutti ragazzi, qui è GiuadrianeSante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con un nuovo video dedicato alle figurine dei calciatori Panini. Visto che l'ultimo episodio in cui vi ho fatto vedere l'album 2016-2017 vi è piaciuto e abbiamo raggiunto la quota dei 2000 mi piace, oggi andiamo a sfogliare insieme l'album completo 2008-2009. Forse ho leggermente migliorato la visuale rispetto a prima, infatti adesso non si dovrebbe muovere più la videocamera ma dovrebbe rimanere fissa appunto su questa visuale. Mi raccomando però ragazzi, raggiungiamo anche per questo episodio i 2000 mi piace. Fatemi sapere se volete più spesso video di questo genere, magari mentre vi mostro ovviamente non quest'album ma quello lì, diciamo di quest'anno, magari quando avrò più figurine di adesso. Detto questo, io direi che possiamo partire. Nella prima pagina è presente il calendario. Io mi ricordo che in teoria avrei dovuto inserire io tutti quanti i risultati partita dopo partita, però ovviamente non ho inserito neanche uno, ma teoricamente servirebbe appunto a questo. Comunque lasciamo perdere e andiamo avanti. Partiamo subito dall'Atalanta e qui il primo giocatore da vedere è assolutamente Simone Padoin. Nel 2008-2009 magari in pochi lo conoscevano, invece adesso è diventata praticamente una leggenda del calcio italiano e qui nel 2008-2009 ovviamente era all'Atalanta. L'allenatore era Del Neri e altri giocatori magari che possiamo ricordarci è Garix, che giocò anche nel Napoli se non sbaglio. Nella seconda pagina abbiamo ad esempio lì davanti giocatori come Floccari oppure come Christian Vieri nei suoi ultimi anni di carriera se non sbaglio all'Atalanta. Abbiamo anche Alessio Cerci, guardate qua un giovanissimo Alessio Cerci. E una cosa molto bella di quest'album che ci sono anche gli aggiornamenti di tutti quanti i giocatori che sono stati comprati a gennaio oppure che non sono inseriti tra quelli principali. Io mi ricordo infatti che mi sono fatto inviare, oltre a tutte queste figurine qui da attaccare, anche l'adesivo con scritto trasferito, perché ad esempio i giocatori che cambiano squadra a gennaio, come ad esempio Pavoletti oppure Rincon sempre del Genoa, era possibile appunto attaccare questo adesivo qui. Non so se si possa fare anche su quest'album del 2016-2017, non lo so, sono 3-4 anni che non faccio l'album e quindi non ne ho idea. Detto questo, possiamo subito andare rapidamente alla seconda squadra, che è il Bologna. Tra tutte queste figurine spicca assolutamente quella di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna nel 2008-2009. Nella seconda pagina invece uno tra tutti che io ricordo molto bene è Marco Di Baio. Io sono stato presente alla sua ultima partita con la maglia del Bologna allo stadio Dall'Ara, io ero presente, ero lì, mi ricordo benissimo quella partita. Bologna-Napoli perdemmo 2-0 e segnò proprio Marco Di Baio. Da notare anche qui negli aggiornamenti un certo Britos, che tutti quanti voi conoscete bene, e anche soprattutto Osvaldo, un giovanissimo Osvaldo. Nel Cagliari invece possiamo notare che l'allenatore è Allegri, stessa cosa ovviamente anche per Marchetti e per il capitano che dovrebbe essere nella seconda pagina, esatto, Daniele Conti. Nel 2008-2009 aveva già fatto ben 9 stagioni nel Cagliari, quindi potete immaginare assolutamente la storia che ha fatto Conti nel Cagliari. Da notare anche Acquafresca come attaccante di davanti e negli aggiornamenti c'è anche un certo Davide Astori. Andando avanti nel Catania, qui possiamo vedere uno dei miei giocatori preferiti del Catania. Io quando penso al Catania mi viene subito in mente Mascara, un giocatore che a me piaceva veramente tantissimo, che è andato anche al Napoli, fu comprato proprio dal Napoli ed era veramente uno dei miei giocatori preferiti di quell'epoca, diciamo di quegli anni. Da vedere anche un certo Silvestre del Catania, che ovviamente adesso gioca nella Sampdoria, voi conoscete bene, Walter Zenga, allenatore del Catania. Nella seconda pagina intanto c'è Morimoto. Ragazzi, chi se lo ricorda Morimoto? Veramente attaccante incredibile. È da ricordare anche giocatori come Izco, come Biagianti. E negli aggiornamenti possiamo vedere naturalmente tutti quanti gli altri giocatori come Capuano, Potenza, Diga e Millesi. La prossima squadra è il Chievo, l'allenatore è Domenico Di Carlo. Questi qui sono tutti quanti i giocatori iniziali. Da ricordare assolutamente Stefano Sorrentino,
uno dei miei portieri preferiti. Veramente è fortissimo. Mi dispiace che non abbia mai giocato in una squadra top, al top, diciamo, una squadra forte, perché è veramente un grandissimo portiere. Un'altra cosa bella di quest'album è che posso vedere qui in basso a sinistra tutte quante praticamente le squadre che, in cui ha giocato il giocatore. Cosa che, se non sbaglio, non si possa fare su questo. Oppure mi sembra che alla fine ci sia una lista piena di nomi, appunto, e di squadre in base appunto al giocatore. Però era veramente bello averlo sotto, così magari da vederlo subito, senza andare alla fine dell'album. Comunque, la seconda pagina, invece, ovviamente, ci sono tutti quanti gli altri giocatori. Guardate un po' chi c'è: Sergio Pellissier. C'era già, signori, c'era già, aveva già fatto 7 stagioni con il Chievo. E qua leggo, sempre qui in piccolo, secondo me voi non lo vedete, che a quell'epoca, a quegli anni, aveva segnato 59 gol. E ovviamente voi tutti sapete che è arrivato a 100 praticamente pochissime settimane fa. Da vedere che la figurina di Luciano è tutta rotta, perché, se non sbaglio, me l'ha dato un mio amico che non voleva più fare l'album. Tipo, aveva giusto 20 figurine attaccate sull'album, e tra quelli c'era proprio Luciano che mancava a me. Quindi l'abbiamo staccata e l'abbiamo riattaccata sul mio. Da notare anche Luca Rigoni, ragazzi, del Chievo. Un giovanissimo Luca Rigoni. Anche Gennaro Sardo. Poi la prossima squadra è la Fiorentina. Quando io penso alla Fiorentina, e quando a quegli anni io pensavo alla Fiorentina, mi vengono in mente sempre due giocatori, anzi tre giocatori, se penso alla Fiorentina: Mutu, Girardino e Toni. Infatti qui sullo sfondo possiamo vedere sia Mutu dietro e Girardino davanti. L'allenatore ovviamente era Cesare Prandelli, e questi qui invece sono praticamente i difensori. Da ricordare anche Vargas, ragazzi, che è veramente fortissimo, e in porta Frey, un portiere, altro portiere veramente molto ma molto forte. Nella seconda pagina invece possiamo vedere i giocatori che appunto avevo detto prima, come Girardino e Mutu lì davanti. Da notare anche Giampaolo Pazzini, che poi è stato trasferito a gennaio, e anche un giovanissimo Stefan Jovetic, che, se non sbaglio, era stato appena acquistato dalla Fiorentina, se non sbaglio. Ovviamente anche Montolivo qui, che voi conoscete bene, soprattutto i tifosi del Milan. E invece questi qui sono comunque gli altri giocatori, appunto, degli aggiornamenti della rosa. Andando avanti abbiamo il Genoa, con sullo sfondo assolutamente Diego Milito. I difensori, che sono da ricordare assolutamente quasi tutti. Io, ragazzi, a quei tempi ero molto tifoso del Genoa, e quindi questa squadra me la ricordo praticamente a memoria. C'è Thiago Motta, Bocchetti, Modesto, Papastatopoulos, Biava, Criscito, Ferrari e Rubigno in porta. L'allenatore ovviamente era Gasperini, l'allenatore storico del Genoa. E nella seconda pagina ci sono tantissimi giocatori che io ricorderò per sempre. Lì davanti Giuseppe Sculli e Raffaele Palladino. Ovviamente Diego Milito, l'abbiamo detto prima, un giocatore fortissimo. E lì sulla sinistra anche Gian Domenico Mesto, Marco Rossi, Ivan Juric, che adesso è l'allenatore, Milanetto. In basso invece abbiamo anche Jankovic, Oliveira, e forse è l'unico giocatore che non ricordo, lui, Van den Borre, non me lo ricordo, però gli altri li so assolutamente tutti. Da notare negli aggiornamenti un certo Stefan El Shaarawy. Detto questo, andiamo avanti. Abbiamo l'Inter. Questa era l'Inter, ragazzi, di José Mourinho. Quindi tutti questi giocatori hanno fatto praticamente la storia dell'Inter, e vanno pronunciati tutti quanti: Julio Cesar, Ivan Cordova, Marco Materazzi, Maicon, Kivu, Maxwell, Walter Samel, il capitano Zanetti, Mourinho, l'abbiamo detto prima, come allenatore, Muntari, Cambiasso, Vieira, Stankovic, Balotelli, Cruz, Ibrahimovic, Toldo, Adriano, Figo, Quaresma, che poi se ne andò, Mancini, e da notare anche negli aggiornamenti un certo Hernan Crespo, anche Burdisso, ovviamente, come dimenticarlo. Andiamo avanti e passiamo alla Juventus. Ovviamente non era la Juventus di adesso, non era così forte, a parte alcuni giocatori che ci sono sempre stati, come Buffon, Chiellini, di là mi sembra che ci sia anche Marchisio, se non sbaglio. Altri giocatori da ricordare assolutamente: De Celie, Molinaro, Le Grottaglie, che se non sbaglio poi andò al Catania. Nella seconda pagina invece abbiamo Camoranesi, Pavel Nedved, Giovinco, Iaquinta, Amauri, Manninger. Ragazzi, chi se lo ricorda Manninger? Mamma mia, anche Chimenti in porta, Marchisio, guardate qui con dei capelli assurdi. E poi lì davanti, ragazzi, lì sopra abbiamo Trezeguet
e Alessandro Del Piero. Mamma mia, figurine veramente incredibili. Ovviamente anche calciatori incredibili. Andando avanti alla prossima squadra abbiamo la Lazio. La Lazio di Goran Pandev. In difesa da notare assolutamente Stefan Lichtsteiner, che tutti quanti voi adesso conoscete molto bene, giocatore della Juventus. Anche un certo Lorenzo De Silvestri. Kolarov in porta Carrizo, che poi va all'Inter se non sbaglio. Di qua invece abbiamo Brocchi, Ledesma, Matusalem, che ha rotto veramente tantissime caviglie a tutti quanti se non sbaglio. Mauro Zárate, ovviamente, Pandev, Rocchi, Simone Inzaghi, ragazzi, Simone Inzaghi, che adesso è proprio l'allenatore della Lazio. A ricordare ovviamente anche Stefano Mauri e Pasquale Foggia. Negli aggiornamenti invece non c'è nessuno che conosco, anzi no, perché c'è Diakité, e Diakité sì, me lo so bene. Andando avanti abbiamo il Lecce di Tiribocchi, ragazzi, chi se lo ricorda, Tiribocchi, eccolo lì, attaccante veramente incredibile. Comunque partiamo dalla difesa, io sinceramente non ricordo quasi nessuno di questi giocatori, Stendardo sì, e anche Benussi, però il resto non li ricordo assolutamente. Andando alla seconda pagina invece, assolutamente Simone Tiribocchi non me lo dimenticherò mai, anche Cacia, Giacomazzi, Caserta, questi giocatori sì, Munari, questi sì. E per quanto riguarda gli aggiornamenti invece c'è Vives, Giuseppe Vives, che poi andò all'Atalanta, Papavaigo, eh sì, Papavaigo me lo ricordo, e anche Antonio Rosati, assolutamente, che poi andò al Napoli se non sbaglio. Andando avanti comunque abbiamo il Milan, e qui ragazzi nel Milan c'è forse la figurina a cui tengo di più di tutto l'album. L'andremo a vedere dopo perché è nella seconda parte. Comunque, allenatore Carlo Ancelotti, i difensori ovviamente li conoscete tutti, Maldini, Favalli, Bonera, Zambrotta, Calazze, Jankulowski ed Emerson, e anche in porto ovviamente Abbiati. Passiamo subito alla seconda pagina perché qui ci sono dei giocatori fenomenali, vanno pronunciati tutti. Ambrosini, Gattuso, Flamini, Pirlo, Shevchenko, Filippo Inzaghi, Seedorf, Kakà, Ronaldinho, Pato, Borriello e Deda. E la figurina a cui tengo di più si trova negli aggiornamenti ed è quella di David Beckham. Arrivò se non sbaglio a gennaio, mi sembra, e io mi ricordo che chiesi proprio gli aggiornamenti, perché queste figurine qui non uscivano appunto nelle bustine, ma le dovevi richiedere tu perché erano appunto degli aggiornamenti. Io richiesi appunto tutte queste figurine proprio per avere quella di David Beckham, perché teoricamente non esiste nelle bustine, nessuno in teoria l'ha trovata nelle bustine David Beckham, almeno in quell'anno ovviamente, perché nelle bustine non si poteva trovare. Comunque, andando avanti, abbiamo il Napoli. Come dimenticare, ragazzi, tutti questi giocatori qui? Iezzo, Cannavaro, Contini, Aronica, Rinaldo, Santa Croce, ragazzi, Santa Croce, Vitale, Montervino, l'allenatore ovviamente era Reia, che adesso ovviamente allena l'Atalanta. Adesso tutti quanti questi giocatori qua, che io conosco molto bene, non li dimenticherò mai: Blasi, Gargano, Pazienza, Maggio, che c'è ancora, Lavezzi, Denis, il tanque Denis, Zalaieta, Navarro, Pia, Bogliasino, Marek Hamsik e anche Magnini. È da notare anche degli aggiornamenti, uno dei giocatori che ha fatto la storia del Napoli, non capisco perché sia negli aggiornamenti, ovvero Gianluca Grava, il soldatino Gravatar. Comunque, andando avanti, abbiamo il Palermo di Fabrizio Miccoli. In porta c'è anche Amelia, ragazzi, portiere che tutti quanti voi conoscete molto bene. Anche Cassani, Balzaretti, ragazzi, guardate qui Balzaretti, che poi passò alla Roma. Allenatore ovviamente era Davide Ballardini. E invece nella seconda pagina c'è Migliaccio, ragazzi, Migliaccio, centrocampista veramente incredibile. Fabrizio Miccoli lì davanti e Edison Cavani, alla sua seconda stagione al Palermo se non sbaglio. Qui c'è scritto seconda stagione, non so se conta anche quella in corso oppure no. Comunque diciamo che era stato appena, o comunque era uno dei nuovi giocatori del Palermo. Da notare anche Liberani, che forse tutti quanti voi conoscete perché è stato allenatore del Genoa, anche se per poco tempo. E negli aggiornamenti possiamo vedere anche Abel Hernandez e Morganella, che poi andò a giocare nel Novara se non sbaglio. E anche Yucani in porta, anche lui forse andò nel Novara, non mi ricordo, però comunque non fa niente, andiamo avanti. Passiamo alla Regina, qui potete vedere tutto lo scotch dell'album, perché ovviamente con tutti gli anni si staccavano le pagine, quindi dovevo riattaccarle con lo scotch. Comunque della Regina faccio veramente fatica a ricordarmi questi giocatori, forse l'unico che mi viene in mente è Barilla,
ma per il resto, ragazzi, non me li ricordo, neanche l'allenatore Orlandi, non me li ricordo, scusate, non li so. Qui invece ci sono alcuni giocatori che conosco veramente molto bene, come Ceravolo e come Brienza, anche Bernardo Corradi, che è abbonato a Premium come me, lo conosce benissimo perché è sempre in studio. Da notare anche Emil Alfredson, non so se è l'Alfredson che gioca nell'Udinese, non lo so, però era stato appena acquistato dalla Regina con 21 presenze, e chissà, forse è lui ragazzi, un Alfredson nella Regina, io non me lo ricordo mai proprio. Comunque il resto qui, i giocatori li potete vedere tranquillamente voi, anche Di Gennaro, e negli aggiornamenti c'è Sestu, che è un giocatore che ricordo, l'unico di questi qui degli aggiornamenti. Andando avanti invece abbiamo la Roma con De Rossi e Totti. L'allenatore è Spalletti, ancora una volta, anche nel 2008 era Spalletti. In porta abbiamo Doni, in difesa Panucci, Mexes, Juan, Cassetti, Loria, non so se si pronunci così, non me lo ricordo, Rise, lui me lo ricordo assolutamente bene, anche Sisigno. Nella seconda pagina invece abbiamo Brighi, De Rossi, Aquilani, Pizzarro, Okaka, che poi venne trasferito, Francesco Totti ovviamente nella Roma, Arthur, Mirko Vucinic, uno dei miei giocatori preferiti, Baptista, Menez, ragazzi, Jeremy Menez, Taddei, Perrotta. Negli aggiornamenti invece abbiamo un Vincenzino Montella, eccolo qui, che adesso ovviamente è allenatore del Milan, e anche Tonetto e Marco Motta, che sono giocatori che comunque mi ricordo. Andando avanti qui nella Sampdoria abbiamo sempre più scotch ovviamente, l'allenatore era Walter Mazzarri, da ricordare assolutamente in difesa Castellazzi, ma anche Campagnaro, che tutti quanti voi conoscete molto bene, Gastaldello, Stankevicius anche nella prima pagina, e nella seconda pagina abbiamo Antonio Cassano lì davanti, e ovviamente tutti quanti voi conoscete, Palombo, anche Ziegler, De Sena, Mirante, Antonio Mirante in porta, e da notare anche negli aggiornamenti un certo Andrea Raggi, che adesso se non sbaglio gioca nel Monaco, comunque ha giocato lì, e anche Pazzini. E in porta, ragazzi, guardate chi c'è, Vincenzo Fiorillo. Chi segue la mia carriera con il Pescara sa di che cosa sto parlando, signori, Vincenzo Fiorillo. Andando avanti invece abbiamo il Siena. Nel Siena mi ricordo assolutamente allenatore Marco Giampaolo, tutti quanti voi lo conoscete, allenatore adesso della Sampdoria, Zuniga, ovviamente, come dimenticarlo. Nel resto invece faccio fatica a ricordarmeli, mi ricordo Curci, Portanova, però Jarossettini anche, però gli altri non me li ricordo assolutamente. E nella seconda pagina invece abbiamo lì davanti Emanuele Calaiò e Massimo Maccarone, ragazzi, Maccarone, mamma mia, giocava e gioca ancora, veramente una carriera lunghissima. Abbiamo anche Vergasso, la Galloppa, Carja me lo ricordo bene, assolutamente, e negli aggiornamenti abbiamo anche un certo Nicola Amoruso e Lorenzo Del Prete, che se non sbaglio ricordo, Amoruso sicuro, Del Prete non sono sicuro. Comunque la prossima squadra è il Torino, in porta assolutamente Sereni, Natali, in difesa Pisano, Colombo, Rubin e Diana, di questi io ricordo solo Rubin, gli altri non me li ricordo, Rolando Bianchi ovviamente me lo ricordo assolutamente, anche Amoruso lì dietro, l'allenatore era Giovanni De Biasi, e nella seconda pagina abbiamo assolutamente Amoruso, come ho detto prima, Rolando Bianchi e anche Roberto Stellone e Alessandro Rosina. Sono due giocatori che io veramente adoro, io mi ricordo che a quei tempi sceglievo come squadra la PlayStation sempre il Torino, proprio perché lì davanti volevo fare la coppia Rosina-Stellone. Da notare anche un certo Blerim Zemali, ragazzi, nel Torino, e ovviamente anche Ignazio Abate, due giocatori che poi sono andati avanti nella loro carriera. E da notare negli aggiornamenti anche Angelo Ogbonna, che è l'unico che conosco di questi qui, oltre ovviamente all'allenatore Novellino. Andando avanti abbiamo l'ultima squadra, questa era, ragazzi, l'Udinese, forse l'Udinese più forte di tutti i tempi, con Di Natale e Sanchez lì davanti, Andanovic in porta, mamma mia, me la ricordo molto bene questa squadra, c'è Domizzi, c'era Marco Motta che poi se ne andò, Zapata. Andando avanti nella seconda pagina abbiamo Simone Pepe, Antonio Di Natale, Antonio Floro Flores, Quagliarella, Sanchez, D'Agostino, che batteva delle punizioni incredibili, Isla, Gokhan Hiller. Secondo me, ragazzi, questa era l'Udinese più forte che io abbia mai visto. Poi non so se è quella di tutti i tempi, però sicuramente è la più forte degli ultimi 20 anni. E negli aggiornamenti invece abbiamo Igalo e ovviamente Asamoah, non l'avevo visto, l'ho visto adesso. Ovviamente gli altri non li conosco, quindi
non so se hanno avuto una carriera bella oppure no. Sto parlando ad esempio di Obodo e di Zimbling, che veramente non li conosco, pure questo qui che non so neanche a pronunciare. Andando avanti, adesso passiamo alla Serie B. Qui il solito calendario dove dovevo appunto inserire tutti quanti i risultati, cosa che io non ho fatto. Comunque, io ragazzi, queste squadre, visto che il video sta durando anche abbastanza, le sfoglio così velocemente. Se qualcuno è interessato, magari può mettere in pausa il video e vedersi praticamente i giocatori che vuole. Abbiamo il Bari, il Brescia, il Cittadella, l'Empoli, andando avanti il Frosinone, il Grosseto, il Livorno, il Mantova, il Modena, il Parma, ragazzi, di Luca Lerri, che se non sbaglio la coppia di fratelli, giusto? Uno è qua e l'altro, eccolo qui, Lucarelli, sì, tutti e due fratelli insieme. Andando avanti c'è il Piacenza, il Pisa, il Rimini, la Salernitana, il Sassuolo, ragazzi, il Sassuolo di Zampagna, lui è Zampagna, se non sbaglio, esatto, Zampagna, me lo ricordavo assolutamente, Zampagna. Di lui, ragazzi, si ricordano i gol in rovesciata, se non sbaglio. Non vorrei dire cavolate, ma lui ha fatto tantissimi gol in rovesciata, Zampagna. Era tipo un Piniglia del 2008. Comunque, la Triestina, il Vicenza e poi basta, la Serie B è finita. Qui c'erano delle figurine speciali, come ad esempio quella di Zarate, quella di Adrian Mutu, Giuseppe Rossi, Takayuki Morimoto, ragazzi del Catania, mamma mia. Qui c'è anche la Lega Pro, perché a differenza di quest'anno c'è anche la Lega Pro e non solo Serie A e Serie B. Da notare il Novara, da notare il Verona, ragazzi, in Lega Pro. Andando avanti il Pescara in Lega Pro, il Benevento anche. Andando avanti abbiamo anche la seconda divisione della Lega Pro, con tutte quante le squadre che, se siete interessati, magari mettete in pausa in video e ve le vedete con calma. Abbiamo anche appunto tutte quante le altre squadre. Se non sbaglio c'è la Serie D, però ci dovrebbe essere il calcio femminile. Esatto, mi ricordavo bene, ragazzi, il calcio femminile, eccolo qua, che ho appunto tutte quante le squadre, cose che hanno tolto da quest'anno. Non so per quale motivo. Da un lato è buono perché ci sono meno figurine e quindi meno probabilità, cioè più probabilità di finire l'album nel meno tempo possibile. Però sono anche figurine che sono belle, ad esempio qui verso il Sudafrica delle figurine speciali dedicate appunto all'Italia. E nelle ultime pagine dell'album c'è la squadra più forte, se non sbaglio, con Buffon in porta. In difesa abbiamo Gamberini, Chiellini, Maicon, Nedved e Kakà a centrocampo, Amsic e lui dovrebbe essere Doni, non ci sono i nomi, penso, non lo so, comunque dovrebbe essere Doni, Ibrahimovic, Lavezzi e lì davanti Del Piero. Top team Panini. Ok, comunque ragazzi, questo video finisce qui, secondo me è durato tantissimo. Fatemi sapere se siete arrivati fino alla fine di questo video. Arriviamo a 2000 mi piace. Se volete altri video di questo genere, magari in cui vi mostro l'album 2016-2017, io spero appunto che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella.